La 18ª stagione è alle porte, ma la showgirl non sarà al timone del reality show. La clip nel frattempo è diventata virale sui social. Mancano solamente pochi giorni all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il prossimo lunedì 8 aprile Vladimir Luxuria esordirà in palinsesto. In prima serata su Canale 5, alla guida dello storico reality show. Prende il posto di Ilary Blasi, che inizialmente era stata confermata a parole dall'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, salvo poi virare sull'opinionista. Una mossa a sorpresa che veramente in pochi si sarebbero aspettati. In studio oltre a Luxuria ci saranno anche Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata dall'Honduras sarà invece Elenoir Casalegno. La lista dei naufraghi che passeranno due mesi, le puntate in totale saranno 10 su un'isola deserta, è già nota, dopo varie anticipazioni apparse sul web. Sempre in rete, nel frattempo, è diventata virale una clip risalente a qualche tempo fa che vede protagonista proprio la Blasi e la collega. L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi aveva previsto tutto, da opinionista a ancora un po' di pazienza, poi i telespettatori potranno finalmente gustarsi la nuova avventura in Honduras dei 13 naufraghi della 18ª edizione dell'Isola dei Famosi. Si parte lunedì 8 aprile e si andrà avanti per 10 puntate. In totale il gruppo rimarrà sull'isola deserta per due mesi. Alla guida del celebre reality show ci sarà Vladimir Luxuria che prende il posto di Ilary Blasi, dopo aver vestito i panni dell'opinionista. E pensare che fino a poco tempo fa la showgirl era stata confermata proprio dall'ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa, sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti. Noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei. Non abbiamo motivi per non farlo. Ma a profetizzare il passaggio di consegne con Luxuria era stata proprio la Blasi, in una vecchia puntata dell'Isola. Dal ruolo di opinionista a quello di conduttore è un attimo, io lo so bene, aveva sentenziato. La clip in questi giorni è diventata virale. Lo scenario solamente ipotizzato dalla presentatrice è diventato realtà.